Durante un incidente stradale uno può avere la sensazione che è sul punto di morire, perché capita qualcosa e poi esce indenne, e questo è capitato anche a me, è una fortuna. Ma la situazione di questa notte è ben diversa. Io ho provato un dolore abbastanza forte e ho pensato che passasse. Dopo mezz'ora ho valutato l'anomalia e ho detto al mio autista di uscire a Modena, dove c'è peraltro un policlinico dove sono in questo momento, con dei medici specializzati sulle cure del cuore. E arrivato al pronto soccorso, poi mi hanno rapidamente fatto questa operazione per l'ischemia che avevo, quindi ho avuto l'intuizione giusta di fermarmi. Però mi hanno detto, se lei non si fosse fermato, entro mezz'ora sarebbe morto. Quindi ero vicino alla morte e non ho avuto la consapevolezza, perché sarebbe interrotto il flusso di sangue dalla coronaria e io, non fermandomi, sarei morto. Tanto più che siamo arrivati anche a dei battiti molto bassi del cuore mentre mi operavano. Quindi questo è stata l'unica cosa che è scampata, che questa volta il rischio di morire è più forte. Sono stato veramente vicino a morire dopo mezz'ora, mentre negli altri casi è la sensazione che tu hai. E quindi andremo avanti, insomma. L'operazione è riuscita bene e adesso aspetto che la finisca, lunedì ci sarà un'altra parte di operazione di cure e poi tornerò a rappresentarmi.